Spettacolo. Bentornati dal vostro produttore di fiducia. Vi voglio far vedere in questo video a che punto siamo con la coltivazione dei cavolfiori. Certo, diciamo che poteva andare meglio e come vedete siamo anche in mezzo alle erbacce, però dai. Questa era la coltivazione di cavolfiori San Martinari, no? Quelli trapiantati in fine luglio e dovevano arrivare per San Martino, ma invece abbiamo iniziato la raccolta nel periodo natalizio. Vedete che ormai sono tutti stati estirpati e questo spettacolo ci fa capire come questo tipo di coltivazione dona anche tanta biomassa al nostro terreno. Va bene, nel mezzo ci sono anche tutte le varie erbacce che faranno da condimento. Se vogliamo, sotto questo punto di vista, è una coltivazione vantaggiosa perché, come abbiamo detto, ha poche esigenze di concimazioni, fertilizzazioni, però poi ci lascia tanto azoto e carbonio, veramente tanto, nel terreno. Qui siamo nei cavolfiori, sempre violetto etneo, però il natalino. Questi qui sono stati trapiantati in fine agosto e si dovevano raccogliere per Natale, invece abbiamo iniziato in gennaio. Come sapete, ho accennato questa cosa, è un'annata tardiva un po' per tutto, è anche anomala questa cosa. Qui ancora più o meno la metà della produzione è ancora da raccogliere. Come vedete le piante non sono molto grandi, se avete visto i video dell'anno scorso le piante erano molto più grandi, però abbiamo utilizzato un nuovo sesto di impianto un po' più stretto, ne ho parlato in un video precedente su questo argomento, in caso vi lascerò il link della playlist dove troverete i video riguardanti la coltivazione di cavolfiore. In questo settore siamo stati mitragliati letteralmente dalle lumache. Con le grandi piogge si sono sviluppate veramente tantissimo e giustamente si sono dilavati i trattamenti con i vari tannini repellenti e è andata così. Wow, il bambù ha resistito alla gelata, certo sta soffrendo, poverino. Ed ecco qui le vere star, i cavolfiori, sempre violetto etneo però febbraioli, quindi quelli trapiantati in fine settembre per essere raccolti entro febbraio. Già in realtà questi hanno anticipato, come abbiamo detto, la pianta ha sofferto a causa del maltempo, adesso ha pure resistito alle gelate. La gelata quella vera è proprio stata un giorno solo, ahimè, ma c'è stato, cioè ahimè, fortunatamente. No, dico ahimè, nel senso che abbiamo avuto tanta paura, soprattutto per il pomodoro. E vedete che in alcuni casi c'è più cavolfiore che pianta, oltre alle erbacce, va bene? Invece di essere insieme al vigneto, è insieme alle erbacce questa coltivazione. Guardate, le piante magari sono bassissime, ma hanno un buon cavolfiore. Beh, dai, direi che in generale quest'anno, rispetto alle condizioni climatiche, è andata abbastanza bene per la coltivazione del cavolfiore e sono anche molto buoni e apprezzati. Abbiamo messo pure qualche cavolfiore bianco e non stanno molto bene perché qui c'è stato troppo accumulo di pioggia. E infine i broccoletti verdi sono quelli che hanno sofferto ancora di più. Infatti, quelli che abbiamo raccolto qualche giorno fa non hanno fatto nemmeno i broccoletti secondari. C'è stata troppa acqua, si vede il terreno ancora era completamente zuppo ed è rimasto così per giorni e giorni. Bene, direi che per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo che ci sono molti contenuti anche per quanto riguarda questo argomento, quindi la coltivazione di cavolfiore. Vi lascerò il link in descrizione, c'è una playlist con tutti i video dedicati e ci sono anche i post nel blog dove ci sono anche i piani di concimazione che utilizziamo, i vari trattamenti, tutto in bio, quindi coltivazione naturale. Per il resto, seguiteci a 360 gradi e fate i bravi picciotti.